Bonjour mia family, in realtà è ora di pranzo e io oggi non avevo in mente di filmare un vlog, avevo in mente di filmare un altro video che ho preparato per voi, però mi sono resa conto che ho un sacco di cose da fare, perché uno, come vi dicevo ieri, oggi devo andare dall'avvocato a stilare e a preparare insomma il documento per la separazione e poi ovviamente per il divorzio, no? Perché prima c'è la separazione e poi c'è il divorzio e si fa così. E poi, anzi prima ancora, vado da Goran a fare sia le unghie delle mani che le unghie dei piedi e quindi questo significa che sarò fuori praticamente per tutto il giorno, quindi non credo di riuscire poi a filmare un altro video, quindi mi sono detto ok, anche se i vlog sono sconclusionati voglio comunque stare con voi e quindi filmerò un vlog anche oggi. Questi sono i gattoni, oh scusate gattoni, adesso vi spaventate per un non nulla. Bonjour. Gnew gnew. Ciao gatta Stellins, hai tantissimi nodi gatta Stellins, anche se ti ho spazzolato praticamente 3 giorni fa. Oh, gatta Stellina, sì anche tu sei bellissimo, anche tu sei bellissimo, sì e tu sei bellissima gatta Stellina. Spero sia decente questa inquadratura, ragazzi. Mi sono fatta la doccia, purtroppo ancora non posso lavare i capelli. Oggi è il secondo giorno che ho sulla cheratina e detesto non poter lavare i capelli. È una sensazione che, cioè, non sopporto, che odio. Ma devo aspettare almeno 3-4 giorni perché la cheratina venga assorbita nel capello, quindi non avrebbe senso lavarli adesso, altrimenti avrei fatto tutto il trattamento per niente. Se non altro, però, almeno userò un po' dello shampoo secco Lush, che tra l'altro io questo shampoo secco, ragazzi, io penso di aver... Allora, io l'ho comprato sicuramente da Amsterdam perché c'è scritto in inglese sull'etichetta e saranno passati tipo 3 anni, no, di più, 4-5 anni e ragazzi, ancora non l'ho finito, cioè se comprate questa boccetta vi durerà a vita, però è un salvavita quando appunto non posso lavare i capelli e sono obbligata a tenerli così, che, cioè, ripeto, è una sensazione che io non riesco a sopportare. Che tra l'altro, 2 giorni fa c'erano tipo 9 gradi, oggi 23. Io non capisco se l'autunno si è dimenticato di arrivare, oppure è arrivato ed è pure già passato, e quindi fa un caldo tremendo che io non mi aspettavo. E questo è il risultato, sostanzialmente. Ho addirittura pensato di lavarli, ma poi mi sono informata su internet e sarebbe come fare praticamente il trattamento alla cheratina, cioè sarebbe praticamente come non aver fatto il trattamento, quindi mi sono detta Nicole resisti e domani finalmente posso lavarli, tra l'altro almeno li pettinerò perché sono veramente indecenti così. Però prima facciamo il make up di oggi, che finalmente oggi posso truccare gli occhi, perché ieri non potevo truccare gli occhi perché ho fatto il lash lift e, ok, oggi finalmente possiamo truccare gli occhi. Allora inizio come al solito con un po' di collirio, perché ragazzi, senza il collirio io ho sempre gli occhi arrossati la mattina, indipendentemente da quante ore dormo. Posso dormire 8 ore, posso dormirne 9, 10 o 4, io ho sempre gli occhi arrossati, quindi un po' di collirio. Intanto mi chiedete che collirio uso, è il collirio Alfa, che tra l'altro devo andare a comprare, che sto per finire e poi devo aspettare un po' con gli occhi chiusi perché faccia effetto. Ok, nel frattempo ho lavato anche la mia Beauty Blender, che ha già qualche strappo, purtroppo devo sempre stare molto attento con le mie Beauty Blender, non sono abbastanza delicata. Poi andiamo ad applicare un primer. Oggi penso che userò questo, lo Step One Skin Equalizer della Make Up For Ever, che è abbastanza idratante, e uso questo perché non ho steso la crema per il viso e quindi questo mi dà un po' di idratazione. Tra l'altro ho notato che se tendo ad utilizzare sempre gli stessi prodotti per la skincare mi vengono meno brufoli,
E questa è una cosa molto importante. Poi, tra l'altro, ho tagliato anche abbastanza con gli zuccheri e anche quello probabilmente ha aiutato tanto. Adesso, ovviamente, che ho detto sta roba, domani mi sveglio con 5 brufoli nuovi, naturale. Vado a picchiettare il fondotinta. Uso sempre questo della Max Factor. Chissà se lo vedete, se ve lo metto così, probabilmente no, non lo metterà a fuoco. Sì, è il Radiant Lift di Max Factor. Il mio colore è il 55 ed ha un fotore protezione 30 che non dispiace affatto avere in un fondotinta. E poi devo dirvi la verità, per avere un fotore protezione 30 è incredibile quanto sia leggero questo fondotinta perché non si sente per niente. Di solito fattori protezioni, specialmente quelli fattori protezione, specialmente quelli alti. Hanno, mi giro di qua perché c'è la luce. Hanno questa, cioè sono abbastanza pesanti. Invece con questo non mi capita, non lo sento particolarmente pesante o comunque tipo mascherone sulla pelle. Quindi mi sto trovando molto molto bene. Inaspettatamente, perché non credo di aver nemmeno mai usato nella mia vita, sinceramente, un fondotinta Max Factor, ma l'ho provato così per scrupolo perché mi sembrava che il colore fosse perfetto per me ed effettivamente è stata una gran bella scoperta. Molto spesso dovrei buttarmi un po' di più su anche brand che magari non uso di solito per il fondotinta, intendo, perché è stata una bella sorpresa, una bella scoperta. Alright, adesso correttore, quello che uso è sempre il correttore Lancome. Purtroppo tutte le scritte se ne sono andate dal packaging, a parte la scritta a lunga tenuta, ma è fantastico perché non è troppo pesante, ma copre molto molto bene e riesco anche a sfumarlo per bene. Non va nelle pieghette, quindi ci piace. Ok, adesso cipria. Uso quella di Becca, che sto usando veramente da quando l'ho scoperta, sto usando solo questa e inizialmente ne metto un po' sullo beauty blender e passo soltanto sotto gli occhi. E poi con il pennello la passo su tutto il viso. Tra l'altro volevo ringraziarvi per i commenti sotto il video che ho fatto del trucco che invecchia, perché vi è piaciuto molto e mi avete fatto insomma tanti complimenti. E vi ringrazio, anche se, ripeto, mi facevo impressione anch'io a vedermi così, però come primo esperimento, ecco, sono rimasta abbastanza soddisfatta. Forse potevo esagerare ancora un po' di più con il lattice liquido, ma sì, devo dire sono rimasta molto soddisfatta. E tra l'altro mi sono anche divertita a farlo, tra l'altro, quel video. È stato così, è stato bello vedere come sarò tipo a 85 anni. Bello barra inquietante, diciamo così. Poi terra, uso quella di Marc Jacobs. Vado abbastanza leggera. Ma sono a fuoco i pennelli. Bene, erano a fuoco i pennelli, fantastico. Le mie skills per quanto riguarda il filming, ragazzi, mi rendo conto, sono imbattibili. Adesso blush, uso quello di By Terry, brand che ho scoperto da poco ma che mi piace molto. E poi, vabbè, vedo se ho bisogno di sfumare un pochino la terra, così più naturale. Alright, adesso base per il trucco. Mi è capitata sotto mano la base per occhi Fenty Beauty, quindi vado ad utilizzare questa. E adesso trucco gli occhi e ho finito. E noi ci vediamo tra un po'. Ci siamo, ragazzi, cappellino tattico con la gente che mi guarda. Ciao! Sono arrivata da Goron in super ritardo, ma sono arrivata. Spero che il mio trucco sia decente perché non credo di essere mai riuscita a fare un make-up così veloce, quindi vi prego, ditemi che è decente. Non ho messo la matita all'interno dell'occhio, ma
dettagli ragazzi, dettagli, dettagli. E non mi sono neanche messa a fare l'eyeliner, perché altrimenti sarei ancora lì, penso, a correggere. Ci siamo, mi piace sempre tantissimo, perché ho sempre questa saletta tipo privata da Goran. Ed è molto bello qua, mi coccolano sempre e mi piace tantissimo. E poi le mie unghie sono decisamente da rifare, perché sono, ragazzi, sono oscene, mi vergogno un sacco. Poi non so perché la mano sinistra si è macchiata, non so come, non so che cosa ho fatto. La mano destra no, particolarmente. Invece la mano sinistra sì, quindi insomma, adesso finalmente, finalmente devo anche accocciarla un po', Vi stupirete, ma oggi non voglio fare un nude, vorrei fare un rosso. E metti a fuoco, videocamera, ok, e penso di fare questo, firecracker si chiama, metti a fuoco, eccolo qua, firecracker, bellissimo rosso aranciato. Ok ragazzi, risultato finale, anzi vi faccio vedere un pochino meglio se metto a fuoco. Sì, faccio vedere anche l'altra mano. Sì, finalmente, ma da quant'era che facevo solo nude? Mi sembra così strano rivedermi con le unghie colorate, però mi piace tantissimissimissimo. Sto messo anche una base rinforzante perché le mie unghie sono abbastanza fragili, anche se in realtà da quando faccio il semipermanente non mi si è, ragazzi, mai, mai, mai spezzata un'unghia. Prima mi si spezzavano costantemente, quindi per me è una specie di miracolo. Ormai saranno, boh, tipo 4 mesi che faccio semipermanente e sono stra felice, quindi anche se devo abituarmi alle unghie colorate, mamma mia, no, super happy. E invece domani tornerò per i piedi perché sono un po' in ritardo e devo scappare adesso, quindi tornerò anche domani. Eccomi, mi sono messo un maglioncino perché cominciavo seriamente ad aver freddo. E è strano perché di giorno fa caldissimo, la sera fa freddo. Comunque sto andando dall'avvocato e ho fatto velocissimo, sono comunque quasi arrivata e con i documenti che devo portare e sì, questo è quanto. Insomma, non è semplice, ma supererò tutto. Oh mio Dio, sono tornata a casa in questo momento, ragazzi, è venuto giù il diluvio universale. Che per poco non vedevo Noè passare con l'arca. Notare, a parte il gatto Denver, ma notare i miei piedi, sono tutta bagnata. Sì, gatto Denver, tu sei il gattino più bello del mondo, io devo filmare solo te, lo so. Comunque, dell'avvocato tutto bene. Io sono molto in ritardo con il caricamento del nuovo video di oggi perché non è andato, sono le... Li sentite i tuoni? Sta letteralmente per venire giù il finimondo. Comunque sto per mettermi al montaggio del vlog di ieri perché non sono ancora riuscita oggi. E tra l'altro sono... mancano 20 minuti alle 6 e ancora devo mettermi al montaggio. Quindi non so che ora sarò online, però sicuramente sono in ritardo, di solito li carico 17:30. Ok, ce l'ho fatta, sono le 18:44, sono stata anche abbastanza veloce perché ci ho messo un'oretta ed ho finito di creare, insomma di montare, di fare il montaggio al vlog di ieri. Qui ci sono Gatta Stellings, rigorosamente sempre sulle mie ciabatte. Gatta Stellina, sei bellissima. Ah sì, mi devi annusare come al solito. Ogni volta che l'accarezzo mi deve annusare, perché non si sa mai che io sia un'altra persona travestita da Nicole. Qui c'è gatto Denver. Niente, non parli? Oh, gatto Denver è stanco. Non ha tempo in questo momento per noi. E sì, ho finito il montaggio e adesso posso finalmente, adesso si sta creando il file. Tra l'altro la creazione del file, sono passata dal vecchio MacBook Pro e ci metteva circa un'ora e mezza a crearmi i file, adesso ci mette circa 10 minuti, quindi veramente un miglioramento pazzesco. E in molti mi avete chiesto cosa ho fatto dell'altro MacBook Pro, l'ho venduto ragazzi. E quindi tra un po', non appena finisce...
il sharing, posso andare online su YouTube, yes! E tra l'altro mi fa ancora stranissimo vedere le unghie rosse, erano non so quanti mesi che io non avevo più le unghie colorate, ma sono super 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 felice. E domani torno da Goran a fare i piedi, perché oggi non sono riuscita perché sono arrivata in ritardo, e quindi domani farò anche sui piedi lo stesso identico colore. Che cosa ne dite? A me piace tanto. Bene, ora che al computer ho finito, vado a fare la cena, che ragazzi, voi lo sapete che io è meglio che non cucini per il bene di tutti, e quindi in realtà ho questa passata di patate e carote che volevo fare, e quindi questa sarà la cenetta di oggi. Ok, mia family, è tardi, mi sono struccata, adesso vado a nanna, vi do la buonanotte, spero come al solito che questo video non sia troppo sconclusionato, ormai la fine di ogni mio vlog è così, io che vi dico spero che questo video non sia troppo sconclusionato, comunque vi mando un bacio grande, vi abbraccio perché vi voglio bene, grazie di tutto il sostegno che mi date e ci vediamo domani con un nuovo video.